se lève, il faut tenter de vivre. L'air immense ouvre et referme mon livre. La vague en poudre ose jaillir des rocs. Envolez-vous, page tout éblouie. Rompez, vague, rompez d'eau réjouie, sous toi tranquille où picorer des phoques. Grazie infinite, buongiorno. Buongiorno, grazie. Abbiamo cominciato nel 74, avevamo un locale sotto i portici del Palazzo Capuani e abbiamo cominciato con due scatole di libri. Sarebbero 1980, siamo qui da 80, quindi ormai da 30 e rotti anni. A Teramo, che chiuda ipotesi, no? Sono arrivati, no? Sono arrivati i giovani, i vecchi, i cosi, quelli quadrati, quelli cosi, le donne, tutti quanti sono lì, si dispiacciono meno. Si dispiace l'architetto, l'ingegnere, l'operaio e qua e là. Ci avesse passato un politico, uno solo, fosse passato un politico. Uno mi ha fatto, bene, così tarpuso. Paese, le librerie sono destinate tutte a soccorso per legge. Sì, infatti. Non t'annuncio, basta che si lavora, non ho capito. A me sembra di no. Vabbè. Allora, Mario, lascia perdere. Comunque vedi che è arrivato. Lascialo là. Da sé. Bravo. Tu devi far finta di niente. Ma no! Sì, questo però non lo so.
l'uomo deve crescere tanto, tanto. Però il giorno che crescerà capirà. Vado. Vai. C'è la carne buona? Sì. C'è anche il sonoro? Taglia? Ma tu la c'è? Sì. Vabbè, questo non è per le taglie, si devo dire. E qua. Si sta bene a Teramo, si sta bene in Abruzzo, abbiamo l'acqua buona, cibo buono, i teramani sono ospitali. Io arrivo qua alle 9 di sera, poi finisco quando se ne va l'ultimo cliente, fin quando me la sento ci sto, fino alle 4, alle 5, quello che è. Lunedì, martedì e gli altri giorni sono giorni più calmi, più tranquilli.
La pioggia mi porta bene, mi piace. Faccio dei preparativi, colgo l'occasione per meditare un po', ecco. Prego ragazzi. Allora, vediamo. Eccomi qua. 4 cheeseburger? Vado. Il cuore è tutto, ragazzi miei, ci vuole il cuore, tutto quello che fate col cuore avrete sempre una bella riuscita. Bene, 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 quello che dico sempre io, i panini vanno fatti col cuore, non c'è male. La letteratura italiana è meravigliosa, peccato che i ragazzi non sappiano apprezzare. Mi piacciono i Promessi Sposi, secondo me è il capolavoro della letteratura italiana, senza nulla togliere a Dante. La parte che mi piace di più è quando c'è la peste e c'è tutta quella carità verso le persone bisognose, c'è tutto un saper fare, c'è tutta un'accoglienza, una cosa che mi colpisce molto, ecco. Ti è piaciuta questa vittoria della Juve? No. Allora io per imparare l'italiano, appunto, ho usato tre cose: Promessi Sposi, Fumetto del Topolino e il Corriere della Sera, ecco. Cos'è la cucina, ragazzi miei? È contemplazione, è religione, è trascendenza. E c'è. Signori miei, siamo in diretta dal chioschetto di Aldo. Adesso vi faccio un'imitazione di Benedetto XVI. Vai! Figuriamoci un po' se nell'Angelus della Domenica lui dicesse così. Fratelli e sorelle, mi raccomando, fate un pellegrinaggio in provincia di Teramo, mangiate un panino da Aldo, soprattutto il cheeseburger. Il numero uno.